C'è una sorpresa super mega galattica. Adesso la sveglierò e gli dirò che stiamo partendo per la Francia. Cucciola, sono le 3 di notte, dobbiamo prendere l'aereo. Guardate com'è buio, Strellitas! Stiamo andando in aeroporto! Vediamo se capisci dove andiamo. Paris. Quindi andiamo a... Parigi. A Parigi! Ecco il nostro pullman, sali Sofì! Bonjour, bonjour! Bonjour, bonjour! Ecco un vero francese! Welcome to board. Saliamo sul pullman con la vista panoramica. Sei a posto, Sofì, dai che si inizia a muovere il pullman. Allacciamo la cintura. Ok, allora mi allaccio la cintura. Non so come si fa. Ti aiuto. Che bellissime fontane, Sofì. Sì. Dal pullman è davvero comodo perché puoi vedere un sacco di posti in pochissimo tempo. E poi con il pullman, se ti piace un posto, puoi scendere alla fermata, fare un giro e risalire dopo. È davvero molto comodo. Ecco, qui siamo sulla Senna. Eccoci. La Senna è il fiume che attraversa Parigi e che divide in due parti Parigi. Eccoci di nuovo. Abbiamo finito il giro con il bus e adesso ci stiamo dirigendo in hotel. Però mamma, mi chiedevo se prima possiamo, come mi avevi promesso, se possiamo andare alla ricerca di un macarones gigante. Ah, è vero, sì, perché voi dovete sapere che qui in Francia sono famosi per fare le crepes più buone con il cioccolato o con la Nutella, le crepes originali francesi. Ma non solo, la Francia e soprattutto Parigi è famosa per fare i macarons. Voi li conoscete? Sapete come sono? A Sofì piacciono tantissimo. Quanto ti piacciono? 1000. Anche di più. E niente, si è fissata perché ha sentito questa cosa che esiste un macaron gigante. Io non l'ho mai visto, Strellitas. Ma scrivetelo qui sotto nei commenti se secondo voi riusciremo o no a trovare il macaron più grande che esiste in Francia. Andiamo a vedere se riusciremo a trovare una pasticceria francese con il macaron gigante. Andiamo a cercare il macaron gigante. Ma gigante, super mega gigante. Siamo stanche e stiamo diventando pazzi evidentemente con la stanchezza. Sofì, abbiamo camminato in lungo e in largo, non esiste questo macaron gigante, non so chi te l'abbia detto. Basta, torniamo in hotel. Ma mamma, proviamo l'ultima, te la giuro, l'ultima pasticceria. Ne vedo una là in fondo. L'ultima, perché ne avremmo girate almeno 10 e nessuno ce l'ha. Io non so da dove tu l'abbia sentito. Andiamo, ma se non troviamo questo macaron gigante, ce ne andiamo a riposare in hotel, per favore. Ok. Nel frattempo, voi iscrivetevi, Strellitas, cliccate la campanella, clin clan, e spolliciate. Vediamo se riusciremo in questa impresa, non ne posso più. Mamma, ci sono, li ho trovati. Vieni. Ma sono, sarà vero? Questi. Oh mamma, sono grandi. Pensavo che li avremmo trovati. Allora vi facciamo vedere il macarone di dimensione normale e questi che sono grandi. Ecco, qui dietro vediamo quelli normali e qui ci sono quelli giganti. So,
Sofì, sei contenta finalmente? Sì! Possiamo finirla di girare tutta Parigi per trovare i macarones, per favore? Sì! Oh, prendiamone uno così te lo mangi per dopo oppure per colazione? Ok, Sofì, visto che hai scelto il tuo macaron al pistacchio che abbiamo messo nello zaino, adesso tocca a me. Voglio andare in quel negozietto là. Eccolo là, di souvenir. Voglio vedere se c'è qualche cosettina carina da comprare. Andiamo! Okay. Papi, tu vieni con noi? No, il papi abbandona. Andiamo solo noi donne. Lo shopping non è fatto per gli uomini. Sembra carino. Sì, hanno un sacco di cose. Torre Eiffel. Andiamo dentro, dai. Finalmente siamo in hotel e Sofì e il papi si sono buttati sul letto per giocare a qualcosa sul cellulare. Loro si rilassano così. Io penso che allora me ne andrò nella tua stanzetta di qua, Sofì, dove c'è un divano letto. Guardate che bello, una stanzetta bella fresca con il tavolino dove abbiamo appoggiato sopra i nostri acquisti e la Torre Eiffel. In pratica la Torre Eiffel è la cosa che ci siamo guardati di più oggi, a parte il Louvre e tante altre cose belle che ci sono qui a Parigi, ma la Torre Eiffel l'abbiamo voluta vedere in tutte le forme e ce l'abbiamo anche qui nella finestra del nostro hotel. Comunque, mentre loro giocano, io mi farò un bel pisolino. Ci vediamo dopo, vediamo se stasera avremo voglia di uscire o che cosa combineremo. Siamo in un ristorante. Ciao! E stiamo aspettando la pizza. Pizza italiana. In realtà volevamo mangiare in un altro posto, ma abbiamo fatto tardi e quindi stanno un po' chiudendo tutti i ristoranti. Abbiamo deciso di prendere la pizza perché vogliamo vedere la Torre Eiffel illuminata di sera. E alla fine la pizza ce la mangeremo sul letto in hotel. Sì, come abbiamo fatto al solito. Come la nostra tradizione, a noi piace tanto mangiare la pizza sul letto in hotel. Pensa a voi, Estritos, che avete già mangiato. Pasta, pasta, panna. Per supporto morale iscrivetevi, cliccate la campanella, perché noi siamo veramente morendo di fame. Però siamo felici perché siamo a Paris. Paris, bonjour. Bonne nuit vuol dire buonanotte. Eccola qua! Ma ci dobbiamo avvicinare di più, Sofì, per vederla meglio. Sì, perché poi per 5 minuti faranno delle luci a intermittenza e non ci vogliamo perdere quel momento. No, sì, bellissimo, bellissimo. Eccola intanto. Dal vivo è veramente stupenda. Ok, Estrellitas, manca meno di un minuto e fra poco ci sarà questo gioco di luci. Siamo veramente curiose. Intanto qui potete vedere il papi che scappa con le nostre pizze. Eccoci qua! Di fianco alla Torre Eiffel. Mi sembra di essere a Capodanno, dove bisogna fare il countdown. Iniziata! Ah! Bella! Ti piace? È bellissima!
città! Vive la France! Estrellitas! Sembrate voi sulla Torre Eiffel! Le estrellitas sono le stelline, cioè voi siete sulla Torre Eiffel! Che brillate! Eccoci qui con la pizza sul letto nella camera di Sofia con vista Torre Eiffel illuminata di sera. È davvero rilassante, vero? Allora Estrellitas, noi vi auguriamo una buona notte, che si dice in francese buon nuit, l'abbiamo già detto, e vi mandiamo tantissimi besitos. Rimanete con noi per vedere che cosa succederà ancora a Parigi, perché saremo ancora qui per 3 giorni e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Vi vogliamo tantissimo bene!